buono, facile e veloce. Amici di Buono, Facile e Veloce, oggi vi propongo un primo piatto che mi insegnò tanti anni fa un caro ragazzo di nome Roberto. Un ragazzo che viveva solo in una casa piccola piccola, ma aveva un cuore grande e amava invitare sempre tanti amici a cena e cucinare per loro. E mi insegnò la ricetta appunto che vi propongo oggi. Si tratta dei rigatoni con una crema fresca di zucchine, gamberetti e speck. E allora vediamo subito gli ingredienti della ricetta. Innanzitutto dei rigatoni. Poi ci occorreranno dei gamberetti freschi, mi raccomando, poi dello speck, delle zucchine e insaporeremo il tutto con sale, olio extravergine d'oliva, pochissima panna, giusto qualche cucchiaio, del prezzemolo, aglio e un tocco di rucola. E allora vedete che già ho messo su una pentola con dell'acqua, perché appena arriverà ad ebollizione inizieremo la preparazione della ricetta con la prima operazione, che è la cottura dei gamberi, che andremo a lessare per appena un minuto in acqua bollente. I gamberetti li lessiamo così interi, con testa, coda e carapace. Li puliremo dopo. Dopo appena un minuto i nostri gamberi saranno già cotti. Non buttiamo l'acqua di cottura perché ci servirà dopo. Ora, mentre aspettiamo che i gamberi si raffreddino, perché altrimenti pulirli diventa un po' complicato, ci occupiamo di preparare la crema fresca di zucchine. E lo facciamo in questo modo. Puliamo la zucchina, la tagliamo a rondelle e poi la andremo a frullare con semplicemente un pizzico di sale, dell'olio e pochissima acqua. Mi avvicino al robot e verso nel recipiente le zucchine. Ok, le ho tagliate a rondelle chiaramente per facilitare l'operazione al robottino. E adesso aggiungo poca acqua, dell'olio e un pizzico di sale e vado a frullare. Facciamo andare il robot o il frullatore finché non otterremo una crema molto morbida. Per ottenere questa consistenza ho aggiunto circa 100 ml di acqua. Adesso lasciamo un attimo da parte la crema di zucchine, che ripeto deve avere una consistenza molto morbida, perché poi dopo la faremo tirare un po' sul fuoco. E allora ci dedichiamo alla pulizia dei gamberi. Qui dobbiamo eliminare ovviamente testa, coda e carapace. E ne lasceremo giusto qualcuno intero per la decorazione. Operazione un po' noiosa, però sicuramente semplice. Dunque, ultimata questa noiosissima operazione, andiamo a preparare un trito di rucola e prezzemolo. Poca rucola, poco prezzemolo, ovviamente. Allora, adesso abbiamo preparato praticamente tutto, quindi schiacciamo lo spicchio d'aglio e ci spostiamo ai fornelli, dove verseremo in una padella dell'olio e contemporaneamente andremo a riaccendere l'acqua di cottura dei gamberetti. Facciamo imbiondire l'aglio. Quindi togliamo lo spicchio d'aglio e aggiungiamo dello speck tagliato a cubetti piccolissimi. Quindi aggiungo i gamberetti
e un mestolino della loro acqua di cottura. E lascio insaporire, aggiungendo il trito di prezzemolo e rucola. Dopo appena un minuto verso nella stessa padella anche la crema di zucchine che abbiamo preparato in precedenza. Io non aggiungo sale perché abbiamo già salato la crema di zucchine, lo speck è già salato di suo e così pure i gamberetti, però chiaramente assaggiate per vedere se corrisponde ai vostri gusti. Aggiungo infine un cucchiaio di panna per rendere il tutto un po' più cremoso. Nel caso in cui il condimento vi fosse venuto un po' troppo asciutto, potrete comunque aggiungere altra acqua di cottura dei gamberetti. Questa è la ricetta così come me l'ha insegnata Roberto. Ma se come me non amate la panna, potrete sicuramente farne a meno e avrete comunque un ottimo risultato. Nel frattempo l'acqua è tornata ad ebollizione, quindi la saliamo e versiamo in questa stessa acqua di cottura dei gamberi i nostri rigatoni. Ecco perché vi consigliavo all'inizio di utilizzare assolutamente gamberi freschi, perché questo è uno dei segreti della buona riuscita di questo piatto. Quindi chiaramente utilizzando un gambero fresco conferisce all'acqua e quindi di conseguenza ai rigatoni un gusto certamente più intenso rispetto a quello che ci possono dare dei gamberetti surgelati. Scolata la pasta, la saltiamo un po' in padella con il condimento. A piacere potete aggiungere, se vi va, un po' di pepe. E infine servite i rigatoni con crema fresca di zucchine, gamberetti e speck, guarnendo il piatto con un po' di prezzemolo tritato, della rucola e un gamberetto intero. E allora grazie a Roberto che mi insegnò questo piatto buono, facile e veloce. E grazie anche a tutti voi che mi avete seguito. Mi raccomando, aspetto sempre i vostri commenti su YouTube e su Facebook. A presto! Per preparare i rigatoni con crema fresca di zucchine, gamberetti e speck, per 4 persone vi occorreranno 320 g di rigatoni, 2 o 3 zucchine a seconda della grandezza, 150 g di speck tagliato a cubetti molto piccoli, mezzo chilo di gamberetti freschi, un cucchiaio di panna da cucina, rucola, prezzemolo, aglio, olio extravergine d'oliva e sale quanto basta.